Ventenni di tutte le età, bentornati a Ventenni Peperoni, la rubrica di cucina dedicata alle ricette del fumetto Disney. Oggi vi presentiamo un piatto un po' particolare, perché non è un piatto famoso, non è neanche un piatto importante, compare in una sola storia, per poche vignette, e non è importante nella trama. Quindi vi starete chiedendo perché l'abbiamo scelto, perché l'abbiamo scelto? L'abbiamo scelto perché è talmente buono che in questa storia scritta da Rodolfo Cimino viene proposto come pagamento per gli idraulici che, invogliati dal gustoso odore di questo piatto, erano spronati a lavorare maggiormente, quindi è talmente buono che invogliava le persone a lavorare di più e quindi noi siamo qui a proporvelo. Se dovete lavorare di più, mangiate questo panino e andrà tutto per il meglio. Sprint! Gli ingredienti che ci occorreranno per questa ricetta sono alici, burro e rosette fresche. Quante ne volete? C'è una quantità stabilita. La ricetta è molto molto semplice, però ho pensato a un procedimento per renderla un po' più sfiziosa, di semplicemente un panino con del burro e delle alici. Per prima cosa prendiamo il panino e affettiamolo a metà. In seguito mettiamo il panino in un forno a 200 gradi per circa 5 minuti. Il panino dovrà diventare croccante, ma non troppo. Una volta passati 5 minuti, togliamolo dal forno e sulla superficie croccante spalmeremo un velo di burro in modo uniforme. Il segreto che renderà speciale la ricetta è che quando il burro fonderà all'interno del forno è come se friggesse il panino all'interno, quindi alla fine uscirà un panino quasi fritto. In seguito lo rimetteremo nel forno per altri 5 minuti. Durante questo secondo passaggio nel forno il burro si scioglierà. Ora che il burro avrà fritto il panino dall'interno, andiamo semplicemente a posizionare le alici dentro i panini. Come vedete il colore del panino è dorato perché si è letteralmente fritto all'interno. L'odore è buono. Speriamo anche il sapore. A questo punto i vostri panini burro e alici saranno pronti per essere serviti in tavola. Mi raccomando, mangiateli ben caldi. A me l'onore. Certo. Però dopo un morso lo faccio con lui. Buono, raga! Senza stare parte di sovrammezzo, secondo me. È vero. Assaggiate, raga, buono. Guarda, è buonissimo. Ci credo che gli idraulici si facciano pagare con questi. C'ho una voglia di lavorare addosso, proprio pazzesca. Già finito, è peccato. Ma che faccio? Ne faccio un altro. Mino, come realizzerai questo panino? Che non mi fai un buco? Raga, mi stanno creando di nuovo io. Che sono scrocchia le gine? Mi fanno male, che devo fare? Cioè, che devo fare? Chuck. Un chuck è uno che si fa, ok, vabbè, era un mio chuck mentale. Tot rosette per tot persone, come lo dico? Ma secondo me se ne vuole mangiare tre, perché devi andare con te, non ci capito. Dici, non c'è una quantità precisa, quante ve ne potete mangiare, tanto ve ne mangiate. Però è brutto. Ma è che cazzo, 4 del cago buca, me ne voglio mangiare tre, non ci capito. No, infatti pure 4 è orribile. Ma se voglio mangiarne solo io 4, hai ragione, come lo dico? Dici, rosette, quanto basta? Ma che cazzo, pare che il sale! Io posso dire quante ne volete da tante vene. Lo aggiungi tu? Sì, lo aggiungo io. Bello, ok. 3, 2, 1, azione! Stiamo registrando l'audio in tutto ciò, che è partito l'audio a Ginny in 14 minuti. Se c'è solo, vabbè, Stoppa l'audio. Ma sì.